territorio devo dire che è un territorio molto vivace, c'è una fortissima presenza di persone che hanno voglia sicuramente di fare bene. Tutto sommato credo che, come dire, la nostra attività si inserirà abbastanza bene anche nel tessuto sociale della città, e come nella tradizione, insomma, del corpo, le attività della Guardia di Finanza non saranno assolutamente di tipo invasivo, ma saranno quindi nel rispetto di quelle che sono le norme istituzionali, le norme di legge italiane. Ecco, naturalmente questo è un territorio, lei sa, difficile, anche perché ci sono molti fallimenti, perché ci sono molti disoccupati, insomma un terreno economico che si è un po' sgretolato nel corso degli ultimi anni. Ciò non toglie naturalmente che la questione dell'evasione fiscale è sempre in primo piano, perlomeno tutti i suoi predecessori hanno puntato molto sotto questo punto di vista. Ma l'evasione fiscale è sicuramente un problema di carattere nazionale e non credo che Latina sia esclusa, diciamo, da questo fenomeno. È evidente però che l'evasione fiscale ha necessità di essere, come dire, approcciata anche sotto vari profili, soprattutto quello di carattere internazionale, quindi con risvolti legati a frodi fiscali, soprattutto a soggetti che si dedicano soltanto all'emanazione di fatture per operazioni esistenti, che sono poi, come dire, il lato più pericoloso dell'evasione fiscale. Quindi noi, diciamo, tenteremo e punteremo su quelle che sono le forme un po' più gravi di evasione fiscale.